Siamo qui, amici di News Geek, è Asus Padfone, non è il tablet, bensì il telefono che si trova sul retro di questo terminale. Si tratta di un potente device presentato da Asus qualche tempo fa e monta un Qualcomm Snapdragon 800 da 2.2 GHz, sistema operativo Android 4.2. Andiamo un po' nelle impostazioni per vederlo, eccole qui. Scendiamo 4.2.2, mi correggo. Dotato ovviamente di WiFi Bluetooth, il display è un 5 pollici Full HD TFT LED Blacklight 1920x1080p Super IPS. La densità di pixel è di 441, quindi 441 ppi. Abbiamo 13 megapixel di fotocamera qui, vedete il device si presenta benissimo, anche il corpo in alluminio tra l'altro lo rende veramente molto nobile come device, vedete anche qui questa parte, mentre la fotocamera anteriore è da 2 megapixel. La batteria è una 1170 mAh non rimovibile, che dovrebbe garantire all'utente un utilizzo abbastanza lungo. I colori disponibili sono Titanium Black e Platinum White, questa è la versione bianca. Dimensioni 143x72,8x8,9 mm di spessore, molto nobili tra l'altro, ripeto, i materiali di questo Padfone. Andiamo ora a concentrarci sulla Pad Station, il telefono va inserito qua sul retro. Vedete? La Pad Station è una 10.1 pollici, interamente Full HD, dimensioni 264x264,6x181,6x10,6 mm di spessore. Il telefono pesa 145 grammi, mentre la Station con il telefono compreso arriva a pesare 532 grammi, quindi poco più di mezzo chilo. Batteria tra l'altro della Pad Station è di 2100 mAh, non rimovibile, tra l'altro caratteristica di questa Pad Station è che è una batteria ai polimeri di litio. Questo è tutto per questo Asus Padfone Mini, qui vi salutiamo dallo stand di Asus, ciao a tutti.